Altro nuovo acquisto in casa Valdarno Football Club è la volta di Capelli Mattia. Buonasera Mattia, Buonasera. spiegaci la tua carriera prima di arrivare qui al Valdarno. Ma allora, sono un classe 86, ho avuto dei trascorsi nel settore giovanile di Empoli e Fiorentina. Dopodiché sono passato, ho fatto diciamo le prime esperienze tra i grandi a Arezzo in Serie D, dove praticamente ho fatto tutta l'annata negli juniori nazionali e da metà poi sono stato aggregato insomma alla prima squadra. E poi ho fatto insomma un po' di giri perché ho fatto la Serie D a San Giovanni, anche se purtroppo diciamo, ho avuto un infortunio che mi ha tenuto fermo per gran parte della stagione, infatti ho avuto l'infortunio dei legamenti crociati. E poi niente, sono ripartito dall'Eccellenza, ho fatto un'annata a Sinalunga e l'anno successivo a Montevarchi, che si è coronato diciamo, con la vittoria dell'Eccellenza. Invece quest'anno ero a Sinalunga, dove abbiamo ottenuto un altro grandissimo, grandissimo risultato con la promozione in Serie D per mezzo dei playoff. Che cosa ti poni come obiettivo stagionale tuo e di squadra per la stagione 2018-2019? Ma senza dubbio diciamo, ho sposato questo progetto perché fin da subito ho visto tanta positività e tanta voglia di fare bene nel direttore e nella società stessa. L'obiettivo della squadra sarà quello di fare un ottimo campionato. Noi lavoreremo per far sì che questo accada. Come obiettivi personali, niente, l'importante diciamo, è cercare di fare un'annata positiva, di mettermi a disposizione dei miei compagni e del mister e rendermi insomma, il più utile possibile a questa causa.